simbolo dei diritti umani del Consiglio d'Europa e il film del regista calabrese Simone Borrelli si intitola Eddie, coprodotto dall'Università di Bologna. Si intitola Eddie ed è un film diretto e interpretato dall'attore calabrese Simone Borrelli. La pellicola è diventata il simbolo ufficiale dei diritti umani per il 2015 del Consiglio d'Europa. Alla produzione del film ha partecipato anche l'Università di Bologna. Sentiamo Massimo Proietto. Si chiama Simone Borrelli e sin da piccolo voleva fare l'attore, un figlio di Calabria, emigrato a Bologna in cerca di fortuna e successi. Oggi, dopo aver assaporato la gavetta, il suo primo lavoro intitolato Eddie, scritto, diretto e interpretato da Simone, è diventato film ufficiale dei diritti umani per il 2015 del Consiglio d'Europa. Sofia, laggiù ci sono centinaia di ragazze che sono già mamme, ma che devono sopportare di vedere i loro bambini morire ogni giorno, e lo sai perché? Il segretario generale di Stato e la presidenza del Consiglio dei Ministri hanno, unanimemente, deciso di appoggiare ufficialmente Eddie come pellicola italiana di alto rilievo culturale, sociale e artistico in ambito internazionale. Simone, chi è Eddie? Eddie è la bimba protagonista di questo film, anche se il vero protagonista è Rodrigo, un medico italiano che parte in Siria in questo ospedale da campo e incontrerà una vita non proprio facilissima. Ciao piccolo Eddie, tieni d'occhio la mamma, papà torna presto. Il film, prodotto da Daria Cimino per la Zen Movie, è stato proiettato in anteprima esclusiva e mondiale alla presenza di oltre 45 capi di Stato e delegazioni dei paesi membri. La cosa che non mi aspettavo è questa attenzione anche dall'estero, nel senso esisti, artisticamente sei questo e piaci e ti richiedono. Stanno arrivando richieste davvero da ovunque, non me l'aspettavo. E domani un nuovo numero del nostro settimanale, vediamo questa anticipazione. In questo numero. Diritti sullo schermo. La pellicola Eddie, opera del calabrese Simone Borrelli, è il film ufficiale dei diritti umani d'Europa per il 2015.